Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Secondo voi la legge è uguale per tutti? Ovviamente no. Secondo voi tutti siamo uguali? Ovviamente no. Si dice una cosa, ma la realtà è un'altra. Ci sono persone di serie A, di serie B. È ovvio, non raccontiamoci la storia di Babbo Natale. Guardate un po'. La ragazza che appena si era tolta la mascherina per fumarsi una sigaretta alla barista, subito multata, mentre il mitico Enrico Montesano, fermato da due agenti in borghese a Roma, lui e la moglie senza mascherina, lui gli fa una gridata, gli agenti avranno detto: "Ah, oh, wow, è Montesano, che facciamo? Multiamo Enrico Montesano, diventiamo dentro un film." E così Montesano e la moglie se ne vanno, indossando la mascherina, ma non ce l'avevano. Avrebbero dovuto montarli almeno 400, 400 euro, 800 o 1000, 1000, 2000 euro. Ma no, è Enrico Montesano. Se fosse stato Tizio, Caio o Sempronio, avrebbe preso la multa come la barista, ovviamente. Quindi siamo tutti uguali? No, ovviamente che no. I teatri, i cinema chiudono in Italia alle 18, potete fallire, potete morire di fame, però Maurizio Costanzo Show, il programma del mitico Maurizio Costanzo, consigli per gli acquisti, anche la mitica trasmissione che io ho visto per anni la sera alle 11, 11 e mezza, aspettavo il Maurizio Costanzo Show per guardarlo perché mi piaceva, era proprio bello, caratteristico anche di un'epoca. Il Maurizio Costanzo Show può essere che si svolge in un teatro. Può essere chiuso, parliamo di Maurizio Costanzo, ma il teatro alla Scala è chiuso, ma Maurizio Costanzo Show va in televisione, ci sono dietro poteri economici e quindi Maurizio Costanzo Show deve andare avanti, per lui show must go on, lo spettacolo deve andare avanti. E quindi avete visto che non siamo tutti uguali e le cose non sono uguali per tutti e così c'è una grande polemica, ma lui dice: "Ma non rompete, ma non rompete, no?" E così c'è grande polemica attorno al Maurizio Costanzo Show, che va regolarmente in onda da un teatro, mentre in Italia sono tutti chiusi per il DPCM. Non interviene Giuseppone Conte? Non interviene Gigino Di Maio il Grande, Speranza, Renzi, Zingaretti, nessuno interviene contro il mitico Maurizio Costanzo. Consigli per gli acquisti. Quindi i teatri del paese sono chiusi, i cinema sono chiusi, le pasticcerie, i bar, luoghi di aggregazione vengono chiusi dall'autorità politica su consiglio degli scienziati riuniti. Ma il Maurizio Costanzo Show deve continuare. Ricordiamo che in tempo di guerra, Seconda Guerra Mondiale, i teatri e i cinema funzionavano, ci sono dei bellissimi film, adesso non mi ricordo, Il Teatro delle Stelle, un film bellissimo con Alberto Sordi, Polvere di Stelle, qualcosa del genere dove faceva vedere appunto che il teatro continuava sotto i bombardamenti e sotto la Seconda Guerra Mondiale. Ma l'epidemia è diversa, il teatro deve rimanere chiuso, ma non per Maurizio Costanzo. E così come riferisce l'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo, nel periodo dal 15 giugno al 10 ottobre in Italia ci sono stati 2.782 spettatori, 347.262 spettatori e un'unica rilevanza di positività. Tra distanziamento, sanificazione, mascherine e gel disinfettanti, i teatri, i cinema e le sale concerto avevano fatto quanto nelle loro capacità per garantire la diffusione della cultura in Italia, così come si erano adeguati i ristoranti e i bar. Eppure hanno dovuto chiudere nonostante i soldi spesi. Ma il Maurizio Costanzo Show torna in onda, tornato in onda martedì scorso, registrato lunedì 26, all'attivazione del nuovo DPCM, scatenando le polemiche, ovviamente. Tutti i teatri in Italia sono chiusi. E quello del Maurizio Costanzo Show è aperto, si chiedono gli utenti. Insomma, chi se ne frega che abbiano le mascherine e le distanze di sicurezza? Se sono chiusi i teatri perché
vengono reputati un covo di trasmissione da Giuseppone, allora o tutti o nessuno, non è una questione di infantilismo, anch'io, loro no, no, è una questione di legge dello Stato, no? È una questione di legge. Così lo storico programma ormai diversi anni non va più in onda dall'iconico teatro Parioli di Roma. È stato trasferito all'interno degli studi realizzati agli ex stabilimenti De Paulis sulla via Tiburtina, dove è stata ricostruita la location del Parioli. Quello del Maurizio Costanzo Show è un teatro a uso e consumo della trasmissione televisiva, dove il pubblico si è seduto sulle eleganti poltroncine rosse senza distanziamento e mascherina, ma con lastre di plexiglass come divisori. Pensate un po', tutto intorno a un plexiglass, ma realmente in un teatro chiuso, dove tutti sono seduti a distanza ravvicinata ma con il plexiglass, se uno è infetto, nell'aria va il virus, e su un teatro pieno, sicuramente si dice che gli italiani, c'è un minimo tra l'1 e il 5% sono contagiati. Fate l'1% di un teatro, 300 persone, fate l'1%, sono 3 persone. Se fossero il 5% sarebbero 15. Se si satura l'ambiente del virus, ci si ammala, si trasmette il contagio. In un luogo chiuso non c'è plexiglass e non c'è mascherina che tenga. Se ci sono persone infette ci si contagia. Ecco, questa è la realtà. Però, per il Maurizio Costanzo Show, questo ed altro. E così, dopo un'intera giornata di polemica, un'agenzia di stampa ADN Cronos parla con Maurizio Costanzo, irritato da quello che a suo avviso è solo una polemica sterile. Dice: "Volete sapere come funziona? È facile. Il pubblico della mia trasmissione, prima di entrare, fa il test sierologico. E così tutti gli ospiti. Fra una persona e l'altra c'è un plexiglass. E anche fra un ospite e l'altro c'è un plexiglass. Perché non fanno così anche nei teatri? Possono farlo tutti. Facciamo così invece che rompere e fare polemiche." Una risposta che non è piaciuta ai social, visto che la capienza in sala era stata ridotta per garantire distanziamento tra gli spettatori obbligati a mettere le mascherine. Inoltre, chi fa notare che mentre nel paese infuriano le polemiche per le chiusure, le città venivano messe a ferro e fuoco. Sul palco del teatro del Costanzo Show c'erano anche Virginia Raggi, sindaco di Roma, e Pierpaolo Sileri, viceministro alla salute. Quindi anche un appartenente al governo era in un teatro che dovrebbe essere chiuso. E mi viene in mente Fico in spiaggia senza mascherina, a mangiare a un ristorante, come tutti. E il viceministro Sileri al Maurizio Costanzo Show che dovrebbe essere chiuso. Le regole valgono per gli altri, no? Per gli altri. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata.